Mi ha caccato di zucchero! Cosa c'è di più bello, rilassante, divertente di cucinare e mangiare insieme? Smettila! Posa! Cosa? Peccato! Ma è il mio compleanno! Certo! Chi? Il mio! Il mio! È parapassato! Mi rifiuto! Non mi pulisco il sedere questa carta igienica! E tu usati quella bianca, questa la prendo per me! Per me è Bubi! La carta igienica rosa? Sì! Ragazze, si avvicina la festa della mamma ed è di nuovo uscito questo. Vi ricordate che l'avevo finito? Questo qua, Kiss the Sky, prendetelo perché è buonissimo. Poi sono gusti personali, ma buono buono. Lo trovate da Lidl, costa 4,99, costa poco. Buongiorno ragazze, io sto cercando il mio ammorbidente da 1,09 euro. Prendo un bancale perché ho finito tutto. E sì, ricaduta. Comunque, eccolo qua. Ragazze, buongiorno. Finalmente vi do buongiorno con calma, come si deve. Stamattina siamo andati appunto alla messa della domenica. Siamo andati a fare spesa. Abbiamo fatto anche colazione tutti e tre insieme. Questo è Aaron che vede il papà dal balcone, quindi fa tutti i versetti. Ma tra poco scenderà. Allora, vi faccio vedere che cosa abbiamo preso alla Lidl. Carta igienica Vogue rosa. Non costa neanche tanto ed è tre veli e ha il rotolo bello, bello cicciotto. Poi vi racconto cosa ci è successo al supermercato, così veramente vi fate due risate. Brioscine al latte, che ad Ale piacciono un sacco, le ha volute per la scuola. Dischetti di cotone per struccarmi. Pane stile americano, volevo prenderlo integrale perché vorremmo da domani, e oggi faccio la pizza, è domenica, da domani però vorremmo fare proprio detox fino a giugno, perché sennò quest'estate arrivo rotolando, ragazze, devo un attimino contenermi almeno su pane dolci. Quindi pane americano, poi ha preso anche questo qua che piace anche tanto ai bimbi, ve lo consiglio, si può anche tagliare direttamente alla Lidl. Questo era una super offerta e li ha voluti tanto Alessandra. Sono i tortellini al prosciutto crudo, si possono fare sia in brodo che non, ed erano in offerta 250 grammi più 250 grammi, mi pare 2 euro e qualcosina. Qualche cuore di bue, 3 pomodori cuore di bue. Riccardo appunto diceva, l'hai presa la mozzarella? Perché io, cioè, pomodoro mozzarella mi piace un sacco, cioè proprio ci vado un po' matta. In offerta c'erano anche hamburger con tacchino e speck, per cambiare un po' il sapore li ho presi, erano in offerta 1 euro e qualcosa a pacchetto. Ho preso della trita, era in offerta anche questa da mezzo chilo sui 3 qualcosa con la tessera, non con i coupon, proprio solo passando la tessera. Idem i cordon bleu di tacchino e pollo, che anche questi bimbi ogni tanto piacciono e glieli faccio. Un po' di patate, ho preso queste sfuse perché quelle già nella rete avevano dei prezzi un po' altini, quindi ho preso giusto un pochino di queste. Grana padano, una bustina perché ho ancora la bustona grande del Carrefour da fare. E poi caffè. 50 capsule, io mi sto trovando benissimo ragazze con le capsule della... per l'Anespresso, per intenderci, perché la mia macchinetta monta un sacco di tipi di cialde, di capsule, e quindi il bello è che posso scegliere in base alle offerte quella che conviene di più. E quindi ho preso questo qui della Gimoca, mi ispirava anche perché sono piccoline le cialdine dell'Anespresso, e quindi nel cassettino entrano molto più comodamente, compatibili con macchine ad uso domestico a marchio appunto Nespresso. Abbiamo brioscine, queste qua erano sempre in offerta, quindi ho fatto un po' di scorta per quest'ultimo mese di scuola. Poi mini muffin, questi li ha voluti Alessandra della Smarties, con gli Smarties. Non riesco a capire se bisogna aggiungerceli, li aggiungi tu o se sono già così, non si capisce.
Poi Ale ha voluto il maxi pack di Fonzies e ci va pazza, come me e sua nonna, la sua bisnonna, le Fonzies. Poi Riccardo ha preso queste per quando capita che dobbiamo fare un cinemino, curry barbecue flavor, proprio una cosa leggera. E io invece mi sono presa queste qua che mi ricordano la mia infanzia, quelle fatte così con le due righine di bacon, credo. Carne per i cagnolini. In offerta con la tessera c'erano sempre i burger di salmone. Ho preso due confezioni, ne ho approfittato, 1,79 €. Una mozzarella, appunto, da abbinare ai pomodori. Ho preso una confezione di funghi. Mi è venuta voglia di fare un sughetto per una pasta con funghi, adesso vedo. Wüsterini di pollo e tacchino per la pizza di stasera. Mozzarella aggiuntiva perché ho un mezzo pacco di questa da finire per quello che volevo fare la pizza, però ho detto secondo me non basta. Per sicurezza ne ho preso un altro. Una passata di pomodoro. Poi abbiamo 1, 2 e 3 di Pratik, il mio ammorbidente preferito, a soli 1,09 €. Ebbene sì, sembra uno spot pubblicitario, ma a questo prezzo, con questa qualità, io non l'ho mai trovato, quindi ve lo straconsiglio e vi consiglio il White Musk, muschio bianco. Sembra fatto apposta perché a me piace il muschio bianco, però rispetto all'altro che è Japan... L'altra profumazione è Japan qualcosa, non mi ricordo, persiste meno. Questo qua, il muschio bianco, vi rimane per giorni sull'abbigliamento. Provate per credere, poi mi direte. Ma è ottimo, non vi costa nulla provarlo perché costa veramente pochissimo e merita. Poi il mio deodorante preferito, Nivea Dry. Ho preso questa crema con particelle pulenti 100% naturali per andare a rimuovere sporco ostinato, facile da risciacquare, e l'ho preso per il bagno sotto, che appunto ho i sanitari neri, ho il piatto doccia nero, vediamo come mi troverò. Dice che va a rimuovere, penetra e rimuove lo sporco come grasso incrostato, residui di cibo, bruciato, macchie di calcare, per un pulito brillante in tutta la casa. Quindi vi farò sapere come mi trovo. Se l'avete già utilizzato, fatemi sapere. E poi, ragazze, io felice. Mi ricordavo effettivamente che l'anno scorso l'ho presi proprio nel periodo della festa della mamma. Ero tentato di prenderlo anche per mia mamma, da donarglielo per la festa della mamma, ma non so se le piace, non ci ho pensato a farglielo sentire. Adesso vedrò, in caso farò poi un altro giro, glielo prendo. Perché è veramente buono. Non ho neanche voluto sentire gli altri, proprio a colpo sicuro, tac. Se devo sceglierne uno, 4,99 €, mi sono fatta il pensierino per la festa della mamma. E l'ho ripreso. L'ho terminato già diversi mesi fa. E quindi devo farmelo durare fino all'anno prossimo, ragazze, perché esce solo alla festa della mamma, secondo me. E basta, questo è tutto. Poi ci sono due casse di Levissima. E basta, questo è tutto. Quindi vado a sistemare tutto, specie le cose da freezer, e inizio a pensare al pranzo, anche se in realtà sono le 10:30. È stato molto bello andare a messa, ne sentivo proprio il bisogno di ma non mi dilungo, però mi ha fatto bene al cuore. Ragazze, allora, salto temporale, abbiamo pranzato, Riccardo è andato a lavoro e appunto adesso vorrei fare l'impasto per la pizza. Sto guardando, perché cerco quasi sempre di seguire lei per tante ricette, perché mi trovo bene a fare ricette semplici un po' per tutti, che è Benedetta Rossi. Io ho cercato pizza a mano, perché sapete che da un po' non ho più il robottino, quindi l'altro mese l'ho fatta io a mano, vi dico, è venuta buonissima. L'unica cosa, ho toppato le dosi, nel senso che mi dava per, mi pare, 8 persone,
mezzo chilo, poco meno di mezzo chilo di farina, ma sinceramente per noi quattro era poca. Non ne veniva fuori neanche una pizza a testa. Tenete conto che io farò le teglie rettangolari, più forse dovrei averne ancora una rotonda, quindi di solito se mi avanza impasto faccio anche quella rotonda, se no mi vengono due teglioni rettangolari, noi tagliamo in tranci e ceniamo appunto con anche un'insalatina, e questa è la nostra cena. Però l'altra volta con mezzo chilo, sinceramente, seguendo questa ricetta, era poca. E quindi ho provato ad aumentare, ho messo per 12 persone, anche se in realtà siamo in 4, però mi dà 750 grammi di farina. Insomma, ricordando anche un po' come la fa mio papà, se non sbaglio, di solito quasi un chiletto andava, se si vuole assaggiare più tipi, eccetera. Vabbè, io questa volta provo con 750 grammi, così in caso riesco a farla anche un pochettino più altina. E adesso insomma vi vado a dire tutti gli ingredienti, così la faccio con voi. Ma come promesso vi devo raccontare del supermercato, perché ragazze, questa in 10 anni di coppia, di relazione, non ci era ancora mai capitata. Stavamo caricando le buste della spesa in macchina, e c'era Alessandra lì che continuava a gironzolarci intorno, e Riccardo giustamente gli fa: inizia a salire in macchina. Quindi io mi sposto da lui e dal carrello, faccio il giro da dietro della macchina, apro la portiera ad Alessandra, nel mentre Riccardo continua a caricare le due buste che avete visto prima in macchina. A un certo punto io chiudo metto la cintura ad Alessandra, chiudo la porta, la portiera, riraggiungo Riccardo, al quale dico: lascia, vado, porto io il carrello, no, nel portacarrelli. E lui diceva: no, figurati, ci penso io. Ci giriamo tutte e due per prendere il carrello e non c'era più il carrello. Ci siamo guardati e abbiamo cominciato a fare all'alto Giovanni e Giacomo: ma dov'è il carrello? Ma dov'è? Ci giriamo, e nel mentre che ci giriamo, proprio alle nostre spalle, sentiamo sbam! Ed era il carrello che aveva sbattuto contro un furgone, perché il carrello, ha pensato bene, c'era una lievissima discesa, e vi assicuro che il carrello stava fermo da solo. Non mi chiedete perché, probabilmente lui quando ha tirato sull'ultima busta un po' l'ha mosso e è partito, è andato. Ci siamo proprio girati così, ma no, ci è venuto un colpo, perché è proprio arrivato in velocità contro questo furgone. Ovviamente Riccardo è iniziato a correre dietro il carrello, e c'era anche il signore sul furgone che è sceso. Riccardo gli fa: scusaci, ci siamo proprio distratti un attimo a mettere sulla bimba, a caricare le buste, e il carrello se n'è andato. Fa: no, figurati, mi sono solo spaventato perché ho sentito un rumore. Insomma, si sono messi a guardare il furgone. Per fortuna non c'era nessun tipo di danno, si vede che non ho guardato il carrello come si è arrivato, se da dietro, se da davanti. Sicuramente non è stato colpito dal ferro, ma la ruota del carrello ha toccato la ruota del camion, e quindi non si è fatto nulla. E per fortuna, direi, perché ci mancava veramente dover pagare i danni al furgone per un carrello che è in picchiata, ha deciso di... Ragazze, vi giuro, abbiamo cominciato appena Riccardo è tornato alla macchina, io non riuscivo a smettere di ridere, ho detto: no, non è possibile, veramente. E quindi vabbè. E la prima cosa che mi è venuta da dirgli, gli ho detto: vedi, il signore ha apprezzato che siamo tornati da lui, e quindi ha fatto sì che il carrello non toccasse male contro il furgone e non dovessimo pagare fior di quattrini, perché qua è un attimo, rovini un graffietto e ti portano 150 euro di carrozzeria, se va bene. Quindi meno male, ci mancava questa. Però ho detto vabbè, poi gliela racconto. Qua c'è Aaron che fa la ninna, ma di un beato che... Vi giuro, lo invidio perché un pisolino me lo farei anch'io. Però ne approfitto che è presto, sono le 2:10,
Ale si sta guardando un cartone animato che le piaceva, siamo appunto rientrati, abbiamo pranzato, abbiamo ascoltato un po' di musica e quindi sinceramente adesso gliel'ho lasciato guardare prima di fare il riposino e io ho la mia super ciotolona per iniziare a fare la pizza. Allora, come ingredienti qui dice 750 g di farina, metà 00, metà Manitoba. Non so se ho metà Manitoba, ma un po' ce l'ho. 11 g di lievito di birra secco, io metterò il panetto fresco. Adesso guardo a cosa corrisponde. 15 g di zucchero, 600 ml di acqua, 75 ml di olio d'oliva, 10 g scarsi di sale fino e poi vabbè, il resto è per fare la salsa di pomodoro e la mozzarella, ma quello lo... Io vado d'occhio, sinceramente, non seguo mai le ricette, faccio come piace a me. A me interessa l'impasto. L'impasto. Quindi, bando alle ciance, come dico sempre, direi di iniziare la nostra ricettina. Bilancina della Silvercrest presa da Lidl, mi sto trovando benissimo, tra l'altro per pulirla è comodissimo perché svitate il piatto e andate a pulirla bene anche sotto, se la trovate prendetela, anche perché non mi pare fosse molto cara sinceramente. Allora, alla fine ho visto che ho, a parte che questi qui voi li avete mai provati? Ceci secchi, qualcosa di spettacolare, cioè da quando Riccardo me li ha fatti provare sanno proprio di patatina, di farinata, ve li consiglio, questi li avevo presi da Eurospin, buoni. Vi dicevo che ho trovato, non mi ricordavo, avevo già acquistato questa farina Manitoba di grano tenero tipo 0, ideale per pane, pizza e dolci lievitati, quindi utilizzerò quella, poi se non dovesse bastarmi, anzi in realtà no, faccio come dice, metà questa, metà di quella, così almeno siamo tranquilli. Mi sono sporcata tutta di farina. Allora, per prima cosa prepariamo la farina mescolando farina Manitoba con farina zero e poi aggiungiamo il lievito. Devo vedere a cosa corrispondono 7 grammi di lievito secco. Dunque, 7 grammi di lievito secco dice che sono 25 di lievito, cioè sì, 7 grammi di lievito secco sono 25 di lievito fresco. Ce la faccio, quindi un dadino intero. Voilà. E qua teniamo per la prossima volta. Cosa vuoi tu? E quindi adesso lo faccio anche sciogliere prima in un po' d'acqua tiepida. Accelerate when I'm thinking about the good times that we had. My friend said you were overrated. I always told them they couldn't understand the things you did to me. You showed me what it's like to fall in love. Only you could set me free. I didn't think that I could ever get enough. No, it can be frustrating that it couldn't be the two of us. And it kind of feels like wasting something that was good right from the start. Let me tell you that I still wanna hold you, hold you, hold. I still wanna hold you, hold you, hold. Straccettino. Un po' bruttino. Vediamo se ce n'è un altro. Quello lì è un po' sporchino. L'ho messo. Sti cassetti.
Ecco qua. Voilà. Wallallero, wallallà. Vediamo un po', poi tra un paio d'ore, com'è la situazione. Mi bevo un bel bicchiere d'acqua perché ho sete, un sacco di sete. Abbiamo preso due casse di... sono sporca di impasto. Due casse di Levissima. Che è in offerta alla Lidl. Ve l'ho anche filmato, mi pare. E basta. Anche il pastino l'abbiamo fatto. Così ho la pizza per stasera. Che viene Fedino a cena stasera, c'è Fedino. Così ci mangiamo la pizza. Riccardo non c'è perché lavora. E quindi se la mangerà, gliela teniamo da parte. Quando torna penso cenerà. Anzi, sicuro. Perché quando c'è la pizza non dice mai di no. Ragazze, la pizza era stratosferica, è venuta bella, specie la seconda, quella con i wuster, è venuta veramente alta e si vedeva che era più idratata rispetto a come la faccio di solito. Un po' più complicata da stendere, indubbiamente, perché è più molliccia, anche se non è liquida, però rimane un po' più molliccia, quindi un po' più difficile da stendere, ma ne vale la pena. Io vi lascio la ricetta qui sotto, una ricetta di Benedetta Rossi, che ringrazio perché è veramente super super buona, e sinceramente per 4, contando che comunque sono due bambini e due adulti, secondo me come dosi 750 grammi di farina è ideale. Poi vedete voi, insomma, a me sono venute due teglie grandi. Detto questo, non vi ho ancora fatto vedere il regalo che mi ha fatto Fede per il mio compleanno, che patato. L'altro giorno eravamo in edicola e ha visto che ero interessata a questa rivista con un omaggio molto interessante, che tra l'altro mi avete segnalato anche voi, ma avevo già visto in giro, e quindi ne ho trovata ancora una e l'ho presa. Grazie, e all'interno ha, è aperta perché l'avevo già provata con Fede quando l'abbiamo preso, Alissa Ashley Vanilla, sa veramente un sacco di vaniglia ovviamente, quindi deve piacervi la vaniglia, ma Alissa Ashley comunque non delude mai, veramente buona, Magnecorpo ed è la versione grande, integrale da 100 ml, e buona, mi è piaciuta molto. Sono tutta sporca di farina, non vedo l'ora di andarmi a rinfrescare e a cambiare. La crema è questa qua, vanilla di Alissa Ashley, e ne provo una goccina con voi per darvi le mie impressioni, ma è veramente dolciastra, deve piacervi il dolciastro, quindi sa proprio di pasticcino alla crema, cioè... Però buona. Io sapete che ho un debole per quella del muschio bianco, quindi vabbè. Però Alissa Ashley, non potevo non avere anche questa, che è comunque buonissima, nulla togliere. Però l'altra non c'è niente da fare. E basta, così vi ho fatto vedere anche questa, poi me la vado a sistemare in bagno. Con questo io vi saluto, vi auguro una splendida giornata, serata, insomma, in base a quando guarderete questo video. E ci vediamo al prossimo, grazie per essere state con me in questa domenica, e insomma ed è stato bello stamattina andare tutti e tre insieme in chiesa appunto alle 8, anche sul presto, mi piace un sacco come uscire al mattino presto, anche se era domenica, è stato un sacrificio ma ne è valsa la pena. Vi mando un bacione ragazze, ci vediamo domani con un nuovo video, ciao!